Buonasera amici di Campania Tube, ci troviamo ad Atripalda alla prima manifestazione di Acipea, gara di torte e di dolci, con la presidente dell'associazione Lucia Gaeta. Allora, ci spiega un po' questa manifestazione questa sera? Sì, in effetti questa sera facciamo questa gara di torte, è un esperimento in effetti, perché abbiamo deciso di far gareggiare anche delle casalinghe nelle nostre attività culturali, perché anche questa è cultura, e di proporre in effetti una gara di torte per cimentarsi in questa gara. Ovviamente noi ci occupiamo di poesia e quindi come potevano mancare i poeti nella nostra questo nostro bel evento, e quindi abbiamo deciso di abbinare a questa gara anche una gara di versi, quindi i dolci versi, quindi questa sera scopriremo chi vince per la gara di torte e chi vince per i versi. È la prima anno che si svolge questa manifestazione? Sì, quest'anno è la prima edizione, speriamo che va bene, abbiamo avuto tante adesioni, siamo felicissimi perché per essere una prima edizione abbiamo avuto molte adesioni e soprattutto molto calore attorno, quindi una bella energia si è sviluppata attorno a questa bella manifestazione. Ok, facciamo un saluto amici di Campania Tube Channel. Salute e baci a tutti, dolci versi e dolci emozioni per tutti, grazie. Cari amici di Campania Tube, ci troviamo con il presidente dell'Acipea. Allora, come mai questa sera è stato organizzato questo evento? Per la verità io sono il vicepresidente, ma non è questo il problema perché lavoriamo come squadra. Tocca a me stasera spiegare che cos'è la Acipea, una grande organizzazione che si interessa di poesia, ma non solo, va anche oltre. Per la verità quello che abbiamo inteso è di mettere un po' ordine in questo variegato mondo della poesia, in cui tutti fanno, ma sostanzialmente poi gli autori, i poeti sono meno protagonisti, per cui abbiamo seguito per certi aspetti l'esempio di Pasolini, a meno quello che ci ha inculcato, è fare in modo che i poeti abbiano la loro rappresentatività e possano raccogliere, diciamo, i loro sforzi attraverso le nostre antologie. Per cui organizziamo una serie di manifestazioni in tutte le regioni d'Italia e abbiamo delle delegazioni anche all'estero. Il nostro provvedimento è di fare in modo che sia l'esperienza dialettale e sia la poesia in lingua possano avere, diciamo, un loro significato, un loro valore che noi vorremmo trasferire alle future generazioni. Buonasera, ci troviamo con uno dei tanti poeti di questa manifestazione questa sera. Allora, lei che poesia ha scritto e soprattutto da dove viene? Buonasera, io vengo da Albano Laziale, provincia di Roma, faccio parte dell'associazione Acipea da diverso tempo e scrivo poesie soprattutto in dialetto romanesco, sul filone trilussiano. Ho avuto modo di vincere tanti premi, tante manifestazioni e adesso ho il piacere il 25 novembre proprio con l'Acipea di presentare la mia pubblicazione di 130 poesie. E qualsiasi evento fa parte della nostra vita perché scrivendo poesie esprimiamo i sentimenti del nostro cuore. Grazie con l'esperto di cucina, allora anche voi questa sera partecipate a questo evento? Sì, anche io questa sera partecipo all'evento, sono stato invitato dall'associazione, porto i saluti della dirigente Maria Teresa Cipriano dell'istituto, sempre aperta al territorio, vediamo come le nostre signore dell'Irpinia si sanno cimentare nella realizzazione di torte, vediamo i sapori, se riusciamo a dare una buona valutazione a questa operazione lodevole da parte di questa associazione. Entriamo con una delle tante poetesse di questa manifestazione. Allora, lei che poesie scrive? In effetti le mie poesie escono dal cuore, sono poesie che evidenziano le mie emozioni, molte volte i ricordi, e sono istantanee. Io non ho un tema da seguire, in quel momento basta anche una goccia di pioggia, di acqua che scende vicino a un vetro per farmi venire fuori una poesia, quindi sono molto istantanea, ma solitamente canto l'amore. Let's take.
Se voi partecipate a questo evento questa sera? Sì, sì. Che siete, una poetessa o avete partecipato alla torta? Sono poetessa. Che cosa, che poesia scrive lei? Un po' il risveglio che mi dà questo luogo, grazie a questa giornata. Che risveglio le dà? È un ricordo da bambina, piacevole, legato alle torte, sempre in un convento, e la gioia di vedere poi i dolci a fine pranzo, diciamo. Diciamo che si possono pure degustare. Sì. Ci fa questa manifestazione? Certo che partecipo. Allora, lei scrive o partecipa alle torte? Allora, sono a detta di tutti una brava pasticcera e in più scrivo anche poesie, e Lucia mi conosce già da un bel pezzo. Che poesie scrive lei? Ma quasi sempre sull'autobiografico, anche su un po' sul paesaggistico, però descrivo sempre le mie emozioni. Quindi stasera ci farà ascoltare qualche verso? Tendo di costruire un estemporaneo, se ci riesco. Va bene, la ringraziamo. Grazie a lei. Ma lei questa sera è venuta qui per la manifestazione, scrive poesie o gareggia con qualche torta in gara? Gareggio con qualche torta in gara. Quale ha preparato questa sera? È un tiramisù, una specie di tiramisù. Quindi dopo ce lo farà degustare? Certo, perché no? Quanto tempo ci mette di solito per preparare le sue delizie? È una giornata e mezza più o meno. Quindi questa sera aspettiamo, insomma, la sua torta. Certo. Lei gareggia con qualche torta o scrive poesie? O è venuta solo semplicemente a vedere questo evento? No, ho accompagnato un'amica. Cosa ne pensa? È la prima volta? Sì, no, sono molto contenta che si organizzino queste manifestazioni da Trepalda. Quindi lei, insomma, resterà anche per prendere un assaggio di queste deliziose torte? Per forza, dobbiamo assaggiarle tutte. Ok, la ringrazio. Prego. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
inizia questa bellissima e dolce serata. Grazie per essere qui insieme a noi e gustare questi dolci versi insieme alle dolci torte. Grazie. Tocchi proprio gli esperti. Io vi inviterei a questo punto a cominciare a dare un'occhiata, a guardarsi, a vedere i nomi delle torte, e nel frattempo lei prepara le schede, quindi voi cominciate a confrontarvi e nel frattempo magari Dario ci delizierà con un altro canto, così nel frattempo che lui canta, voi cominciate a fare il vostro mestiere. La luce di un
visivamente, continuano a vedere la bellezza dei vostri capolavori. Io onestamente volevo scusarvi se ci darà qualche campo, se ci darà qualche cosa che abbiamo. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends. E secondo una tradizione locale
provinciale, regionale, nazionale, visto che abbiamo una serie di delegazioni di tutte le regioni. Il nostro scopo è quello di fare in modo che il cuore emerga, via mettere in evidenza quella che è la realtà del quotidiano, perché voi sapete che la poesia è un popolo, e in poco di avere la pretesa di continuare a educare. Non abbiamo l'idea di forgiare grandi poeti, vorremmo semplicemente fare in modo che il nostro quotidiano, in una società che è confusionale, dove l'uomo sostanzialmente è solo, possa ritrovare una sua difesa. È una cosa inedita, effettivamente, mai ancora vista qui, e pare che sia piaciuta parecchio. Stiamo procedendo, come avete potuto notare un po' tutti voi, io sono nel backstage, praticamente mi occupo di tutta quella parte organizzativa, da bravo segretario mi occupo di questo. Vorrei però approfittare di questa cosa per chiamare il dottor Giuseppe Brunasso, che adesso praticamente ci dà due parole sulla parte, diciamo, meno diciamo attraente, perché ovviamente i poeti cercano di vincere, e i concorrenti delle torte cercano di vincere, però noi vogliamo che ci sia un vincitore assoluto, che è la solidarietà, quindi faremo delle torte, perché questa offerta poi verrà praticamente devoluta in beneficenza per opere meritorie, ma anche pochi euro, per spicciolo, è un gesto giusto per dare un po' di solidarietà. Dalla voce di Giuseppe vi faccio spiegare tutta la situazione di cui si occupa. Allora, buonasera a tutti, io la prima cosa che voglio dire è fare un ringraziamento sentito alla sensibilità, oltre che alla professionalità di Lello e Uscino. Sensibilità perché loro guardano oltre agli eventi, oltre alle persone, e guardano in un orizzonte sconosciuto, un orizzonte fatto di dono, no? Quello che voglio dire, cerchiamo di portare avanti come discorso noi come fondazione. La fondazione che mi onoro di presiedere è nata in memoria di mia moglie Barbara, che è morta in attesa di un trapianto di midollo osseo. Lei aveva una patologia per la quale si riesce necessario il trapianto di midollo. Avevamo individuato un donatore compatibile 10 su 10, che praticamente un gemello genetico in un'altra parte del mondo, e questa persona nel momento in cui serviva il midollo si rifiutò di donare, e quindi Barbara morì. Mi dispiace del lontano.
forse punteranno sul sapore, sulla composizione, sulla decorazione, sul colore o sulla qualità. Decidere comunque sarà un difficile operazione. Ma ciò che conta è la volontà nel partecipare, dando vita ad un evento unico e singolare che la Cipea ha avuto la gioia di organizzare e per questo Lucia vogliamo tutti ringraziare. Ora vinca il migliore che dai singoli ingredienti, così bene miscelati, fare il dolce più gustoso. Noi con piacere lo gusteremo, felici e sorridenti, con ricordo di questo giorno favoloso. Santa Maria della Purità, quante torte giunte in città. Le ho assaggiate tutte quante con la crema, la vaniglia e la panna, ma la più bella è quella là, fatta sempre da mamma. Si proclama la regina, ma chi ha vinto è la serata, la Cipea organizzata. Non importa il vincitore chi sarà, l'importante è vivere con amore e solidarietà questa gara importante. Io invito tutti voi a provare con farina, zucchero e uova la libertà verso il clima. Certo, certo, facile non sarà, ma provare gusto ci dà. Forte. Percepisco da questo momento, da questa entità, il profumo antico e rifiorisce in me un ricordo. Mi rivedo bambina nella mezza del convento, che è gioiosa alla vista delle torte. Non so se erano le suore o i pensami del piccolo borgo, che con cura, con cuore. Evoluzione, vai, è bello per questo! Che con cuore caritatevole le preparavano per noi orfanelli. Grazie a voi che vivo per solo luce di ricordo, che Dio benedica sempre i cuori delle persone e consente un gesto al prossimo progetto. In questa giornata meravigliosa, tra dolce e petra di rosa, a voi un inchino perché siete le regine. E stasera più che mai, tra torte fatte con amore e dolci versi per rallegrare il cuore, vi dico vinca la migliore. E anche se non tutte vincerete, avete già vinto partecipando. E non importa, perché sarete tutte regine della corte. Questo è un esempio assoluto che leggo una poesia, questi quattro versi che sono riusciti a leggere insieme in pubblico, e quindi il microfono dei leggere. Ma dove vai? Forse ti speravo che tu lo prendessi. Forse è a leggere. La faccio così, così vedi pure meglio. Ecco, allora, niente, piccola che sto facendo, concesse nel prossimo. Maria ha detto che stasera nel chiostro, nel convento di Santa Maria della Purità, fra archi, finestre e la statua dell'alabastro, avrebbero preparato delle dolci specialità. Il posto è bello e successivo, un incanto, e si trova proprio vicino alla mia abitazione. Ci passa a piedi quasi tutti i giorni accanto, e certo che non posso perdere questa occasione. Allora mi sono detto, lì ci devo andare, perché sono avvezza alle curiosità. Senza indugio, sono corso per provare, sperando di assaggiare qualche gustosità. Il concorso si andava man mano sviluppando, creando un allegro e divertito ambiente. Ogni concorrente la sua porta aveva portato, sperando di arrivare al perfetto vincente. Sentimento. Ogni giornata triste deve essere superata, concedendosi al fine una cosa prelibata. Così nel nostro cuore scompare l'amarezza se trattiamo il palato con gusto e con dolcezza. Per questo mi convinco, se c'è una cosa storta, necessario concedersi una bella fetta di torta. Il retrogusto sale, cresce la tenerezza, il cuore si consola, lo spirito lo apprezza. Crostate, pan di Spagna, bignè, tiramisù, espressioni d'amore, chi può ne fa di più. E questo sentimento cresce con la sostanza, però purtroppo cresce anche un po' con la panza. Ma adesso tu vuoi mettere il grande appagamento? La panza la puoi togliere con un po' di allenamento. Quindi ben venga il dolce, facciamogli sempre onore e senza restrizioni amiamolo con tutto il cuore. Le dolci bontà vengono gustate e assaporate e nella meraviglia di una pioggia di zucchero velato nel palato del degustato.
e una soffice pancia dove tutto sparso di ardore riempie il gusto e la voglia di bontà. Nella gola si assaporano dolci, variati e colorati, in suadenti note musicali. In una serata dedicata al miglior dolce, nell'attesa di eleggere sapore e gusto originale la mia bontà. Bravo! Un applauso alla nostra icona, che non smette mai di meravigliarci, visto che io non sono... È questo quello che facciamo, è un virus, quando andavo a scuola nel disegno, recitazione e canto avevo sempre quattro, quindi non sono molto brava. Comunque vediamo cosa ti ispirate. Un altro scoglio sta per essere superato: i dolci messi. Bellissima iniziativa, impegnativa, la dolce Lucia con i suoi versi e poeti, travate torte sempre a posto d'onore, ha già raggiunto grossi traguardi e stavolta si cimenta in notte e dolcezze. Ringraziamo l'icona di Antipalda che non smette di meravigliarci e spronarci. La sua versatilità è contagiosa a tutta l'umanità. Abbiamo poi tutti i mestieri, visto che un po' noi siamo, diciamo, ecco, come le estemporanee delle poesie, facciamo i nostri dolci che ci vengono, ma farlo con, sicuramente con professionalità aiuta tantissimo di più. Qualcosa in particolare? Gruppo basso, sì, no? Sì, non me l'aspettavo. È giusto che... Con piacere, sì, avevo concordato con lei di offrire questi... Non so, dipendeva un po' dalla lontananza o la vicinanza della regina della torta. Esatto. Perché lei diceva che forse... C'era proprio qualche partecipante di che non ha portato, non però magari, ecco, per quelle che stanno qui, poi sì, magari... Sì, abbiamo previsto, sì, lavoratori. Poi vogliamo insieme... Quindi a fine serata la regina Lolla si via, perché abbiamo quest'altra opportunità da concordare insieme a Anna, ok? Sì. Chiamo vicino a me
per ritirare un attestato di partecipazione Gustavo Di Domenico. Vieni Gustavo. Lati Gerardo. Il bando, cioè i poeti ovviamente tu devi dare il passo, questo è per te. Gerardo Lanti, vieni qua. I passi. Una foto, chi è che fa le foto? Bruno. Un po' di spazio, grazie. Vediamo tutti e tre assieme, perché sono quelli che non si sono classificati, ma per me sono tutti vincitori. E sono Pippo La Raffaele, quindi Raffaele, ma fai un applauso! Grazie. E di che? Grazie a voi che state qua insieme a noi. Una bella foto, dopo il dottore vi dà pure, sì, vi dà pure il bando di concorso. Partecipiamo in tanti perché è veramente. Non puoi vedere che la regina della dopo sedia di palla, puoi vedere la regina, stanno tutti qua frementi, poverine. Vogliono un grande applauso, scusate. Aprite, fateci vedere così facciamo un bel foto. Grazie. Sì, sì, sì. Classificato. Cefalo e Eulalia. Vai! A parte l'attestato, ovviamente una bustina da pasticcere.
giocata con la bimba, perché il serpente questo secondo posto era un ex aequo, così come la lenza se l'era giocata con la quarta, che era quella della torta, e non possiamo dirla a questo punto, che altrimenti ci restano male, però queste due cose sono quelle che sono arrivate per prima. Erano arrivato a Parlamento, poi c'è stata una rivalutazione della giuria che ha deciso che al secondo posto la sera Giovanna in bimbo si aggiudica il secondo posto. Questa prima edizione di Concilio della Torta 2017. Qual era la tua torta? Cos'è lì che andiamo a vedere? Applauso per questa meraviglia. Complimenti. E continua anche il prossimo, ad aspettiamo. Okay. Grazie un attimo alla busta di fortuna di Daguri. Al primo posto,